Do molto volentieri il benvenuto ai relatori della presentazione di questo libro curato da Divo Savelli, ma do innanzitutto il benvenuto a tutti voi per questo pomeriggio, che è un pomeriggio che acquisisce un significato particolare. Stiamo vivendo un tempo di crisi, si dice di crisi economica, di crisi finanziaria, anche devo dire con qualche ragione. E in particolar modo nei tempi di crisi è particolarmente significativo e importante ricorrere, e non soltanto ricordare, a dei simboli, a delle presenze che in qualche modo tengano insieme. Tengano insieme nel significato etimologico della parola simbolo, ma tengono insieme soprattutto un passato e un futuro. È un po' il destino che i palazzi di questa città hanno, che ha anche questa sala, la Sala Luca Giordano, che in qualche misura rappresenta non soltanto una pagina di bellezza all'interno del Palazzo Medici, ma come Francesco più autorevolmente di me potrebbe spiegare molto più nel periodo riccardiano, ovviamente anche Divo Savelli e tutti i nostri ospiti e interlocutori. È una sala di quelle che ricorda il grande passato, ma che i ricardi costruiscono per il futuro. Tutto questo per dire che anche il nostro tempo ha bisogno di testimoni, di maestri, di simboli, di persone che riescano a tenere assieme un passato e un futuro. Per me, acquisisce un valore particolare ospitare oggi, come provincia di Firenze, questo appuntamento. Perché proprio all'inizio del mio mandato io ebbi la fortuna di incontrare Raffaello Torricelli. Un incontro molto semplice, ma un incontro che fu quasi in grado di stendermi. Lo dico in questo modo: io arrivavo in Palazzo Medici non ancora trentenne, ero il presidente della provincia più giovane d'Italia e avevo la fama del presidentino giovanino, così era definito anche da alcuni giornali locali. In realtà, al termine dell'incontro, mi resi conto che ero molto meno giovane di quello che pensassi e che la forza e l'entusiasmo di Raffaello, allora 94enne, se non ricordo male, era davvero quella espressione di una vitalità e di una capacità di sguardo al futuro. Lo dico non perché sia un modo di dire, ricordando una persona che è cara e che è stata cara a molti di voi, e che quindi, come tale, quando si fa più forte il senso della lontananza e della nostalgia, si tende in qualche modo a ricordare con caratteri maggiormente positivi. No, no, proprio così. Perché su alcuni punti di merito specifici relativi all'attività di Firenze, anche partendo da una contestazione critica di una cosa che la provincia, o meglio la PT, stava facendo, anzi stava non facendo, venne fuori una discussione, un dibattito particolarmente bello rispetto a quello che questo territorio avrebbe dovuto fare per il futuro, di come alcune scelte amministrative, di cui poi io avevo imparato a conoscere nei libri, negli annali del Consiglio Comunale, delle discussioni politiche della mia tesi, io mi ero laureato con una tesi su Giorgio Lapira sindaco, trovo di fronte un personaggio di quella storia che non veniva a raccontarmi, come spesso accade, quante cose belle erano state fatte in passato, ma quante cose noi, io, tutti insieme avremmo dovuto fare per il futuro. Lo considero un grande dono, un gesto del quale essere grati tutt'oggi. Perché chi ha vissuto una pagina di storia significativa e importante tende sul finire della propria esistenza a ricordarla. È comprensibile. In qualche modo accedere alla nostalgia. Tutto sommato, talvolta capita a noi di essere a ricordare ciò che abbiamo fatto appena qualche anno fa. Immaginavo di fronte a uno dei personaggi della storia di Firenze di conoscere e scoprire alcuni aneddoti del passato. Invece quell'incontro, ecco perché ho utilizzato il termine stordire, stendere, in qualche modo mi colpì profondamente, era un incontro in cui venivo invitato insieme a chi era a quella riunione a guardare al futuro. Lo dico perché la presentazione di questo libro, e termino la mia brevissima introduzione, ha esattamente questo significato, perlomeno chiedendo scusa all'autore, se a Divo Savelli, se io provo a dare questa lettura. Con i fatti, non con le parole, è un grande monito per il futuro e in particolar modo per chi deve fare politica. Ecco perché dico che oggi questo è un gesto importante e significativo rispetto al periodo che stiamo vivendo. Con i fatti, non con le parole, significa in qualche misura che chi oggi ha delle responsabilità di vario genere, quando pensa a Raffaello Torricelli, non pensa a una persona che
che ha semplicemente scritto tanti momenti importanti della storia di Firenze, ma che ha dato, ha incoraggiato, ha in qualche modo spinto questa terra a essere orgogliosa del passato, ma anche gelosa del futuro. Mi piace pensarlo e ricordarlo così, e quindi sono grato a tutti voi, gentili ospiti e relatori, che do immediatamente la parola a Divo Savelli per una più corretta presentazione, per essere qui. E vorrei dire che mi sembra che questo sia un gesto in qualche misura controcorrente. Ecco, siamo in una delle sale più significative e più belle di Firenze, in una sala in cui il barocco fiorentino, all'uscita della stanza, tutto profuma di storia qui, il salone Luca Giordano, la sala dove Firenze è stata liberata nel 1944, il luogo dell'Ippi, adesso è riaperto anche il corridoio che porta degli appartamenti del Presidente della Repubblica, tutto sa di storia in questo nostro palazzo. Credo che il ricordo di Raffaello Torricelli ci imponga di pensare a che tipo di futuro vogliamo costruire. E per questo, e per questa grande lezione, che è una lezione civica ed è una lezione di impegno e di responsabilità, io sono grato e saluto in particolar modo con grande vicinanza e con grande stima e amicizia la famiglia che è qua con noi e tutti voi, ringraziando di nuovo Divo Savelli per aver voluto mettere in qualche modo in piedi questa opera, che è un'opera che io credo abbia un grande valore perché resterà a essere da stimolo e da monito per tutti noi.